54. Vincoli remoti. Domanda: sono molte le entità presenti ai nostri incontri? Cerchio e seno attraverso NT, raggio. Tantissime sono le entità presenti. La maggior parte di esse sono spinte da sola curiosità, che dopo tutto finisce per produrre il benefico effetto di un prezioso apprendimento. Nel parlare di esse come ora facciamo, grande è in esse il desiderio di intervenire e manifestarsi, per cui vorrebbero attraversare il cono di energia che vi protegge, la cui compenetrazione è loro preclusa. Voi avvertite la loro presenza dai fenomeni anomali che esse, per le particolari condizioni favorevoli determinatesi nell'ambiente, nell'occasione, riescono a produrre. Fenomeni che talvolta causano distrazione e disturbo, ma in fin dei conti innocui, quali rumori, lampeggiamenti, eccetera, tendenti unicamente ad attrarre la vostra attenzione ed assicurarsi così un minimo interesse. A fine riunione si allontanano, non trovando alcun altro interesse, ma alcune ritornano spesso, spinte da simpatia e dalla speranza di ritrovarsi, con la loro silenziosa presenza, assidue e puntuali, al prossimo incontro. Fanno un po' come chi, avendo un indirizzo, vi si reca volentieri per ritrovare una simpatica compagnia. Altre entità ancora, anzi moltissime, intervengono per ben altra ragione e un legame di amore che le unisce a voi. Queste non hanno bisogno di far capolino per trovarvi riuniti in quelle particolari condizioni di armonia, favorevoli al dialogo tra le due dimensioni. Non è necessario ciò, per il semplice motivo che vi sono sempre a fianco e vi seguono costantemente. Esse sono le vostre guide e quelle entità legate a voi da vincoli remoti di affinità spirituale, che le porta a fraternizzare con voi e ad estrinsecare nei vostri confronti una sorta di solidarietà per le sofferenze della parentesi terrena. Esse concretamente vi seguono e nel caso delle guide vi assistono, come già detto, nelle prove che vi accingete a superare, creando intorno a voi l'ambiente favorevole a facilitarvi e rendervi il meno penose possibile le conseguenze dei travagli ai quali siete costretti a soggiacere. E quella stessa moltitudine di volti amici e cari che, con il loro rassicurante sorriso, illumineranno l'orizzonte che vi si appaleserà alla prima presa di coscienza della nuova dimensione, quella del trascendente, col compimento dell'esperienza terrena. Dimensione della quale la materia aveva cancellato il ricordo, quel ricordo che esse vi aiuteranno a ritrovare per vostro sollievo dopo la crisi del trapasso. Sono queste entità la concreta realtà di quella dolce immagine dell'angelo benefico.